Fa lui, eh? Quando vuoi, vai. Primo tempo. Non c'è cazzo, c'è un cazzo. Vai. Ma niente, credo che abbiamo fatto una partita solida, molto seria, un po' quello che cercavamo, no, in questo momento noi, perché da un lato abbiamo giocatori della scorsa stagione, però abbiamo cambiato, diciamo, la trazione con le due guardie, quindi abbiamo sì bisogno di trovarsi in momenti come questi, ma anche settimane come questa avevamo la necessità di far toccare, rubare qualche minuto da tutti. Abbiamo toccato il campo tutti nel primo tempo, avevo detto ai giocatori che nessuno di loro comunque fosse andato avrebbe toccato i 30 minuti di utilizzo, e di rimanere comunque in controllo e cercare di essere attaccati alla partita per poi giocarsi l'ultimo quarto, gli ultimi 5-6 minuti. Devo dire che sono stati bravi, perché nel primo tempo abbiamo perso quel momento con quelle 4-5 perse consecutive che abbiamo pagato un po' troppo. Infatti nel terzo quarto, quando abbiamo messo la testa avanti, avevamo 0 perse, e questa è una chiave per una partita in trasferta, e quindi hanno recepito che lì era un po' il problema nell'intervallo. Però insomma, all'intervallo abbiamo avuto il tiro con James comunque per il sorpasso e c'eravamo, per cui una partita solida. E niente, sappiamo che dobbiamo crescere ancora su tante cose, abbiamo la necessità di spalmare sempre di più il minutaggio, perché già una settimana come questa, adesso mercoledì viene il Real, venerdì siamo ad Atene con l'Olympiakos, per cui è così. E il campionato non è tanto la classifica che mi interessa ora, perché magari ci stava anche perdere a Bologna, l'entusiasmo, una squadra che mi piace molto, spinta da un ambiente molto bello. Però insomma, fare una partita solida e seria è importante, per cui sono contento, siamo contenti. Così andiamo a regalarci una bella notte con Real, fino adesso tranquilli, con un bel lavoro di prestagione che finisce qui, e entriamo, come dicevo, nel tritacarne adesso di questo tipo di ritmo. Domande? Vai, Andrea. Ciao, Andrea. No, era quello, hai ragione, hai perfettamente ragione, perché era quello un po' che dicevo adesso, cioè cercare fino all'intervallo di stare in controllo. Abbiamo mescolato tanti tipi di quintetti, che a volte non è semplice anche per un giocatore esprimersi, però tenere la solidità e tenere la partita lì, per poi invece decidere noi il ritmo nel secondo tempo. E quello era il caso di... Era proprio il caso di fare, perché sono le nostre caratteristiche. Noi abbiamo bisogno, tra virgolette, lo dico, di non farci prendere dagli altri. Cioè, questa è una cosa che anche in Eurolega con squadre di maggior stazza, però volevo che magari abbiamo pagato un po' anche con Quayle, no, i suoi punti, però dobbiamo farli muovere, creare da subito, non dargli la possibilità di intasare l'area, che hanno fatto nel primo tempo, in quel momento dove siamo andati un po' a sbattere là dentro, e quindi questa era l'idea, hai perfettamente ragione. Altre? Basta? No ancora? Sì, vai, sì. Vai. Sì.
No, per questo sono contento per la solita serie, nel senso, noi abbiamo anche questa, è chiaro, ti faccio un esempio, io posso parlare della scorsa stagione ovviamente, e noi avevamo la necessità veramente di costruirsi la scorsa stagione su delle procedure, sugli allenamenti, sullo sbattere, e sapevamo che la priorità era il campionato nel formarsi anche con un po' di fatica, e quest'anno abbiamo vinto il campionato, sappiamo che abbiamo fatto una squadra più corta come numero di giocatori, ma più voglio dire intercambiabile, no? Giocatori possono giocare in più ruoli per cercare di arrivare in fondo alla fine, e sappiamo che la classifica qui, come abbiamo capito poi l'anno scorso dopo le procedure nella seconda parte dell'anno, abbiamo detto farsi trovare pronti per i playoff, e questa è la programmazione chiara, lo è anche quest'anno, quindi la squadra ha una consapevolezza di una cosa che abbiamo già fatto, che conta farsi trovare pronti nei playoff, perché ci sta qui di perdere, io ritengo veramente, poi che Bologna insieme a Venezia, Avellino, al di là di chi perde oggi, perché nel nostro campionato le partite lo sappiamo, cioè poi c'è un equilibrio tale, però sono squadre, diciamo da primi quattro roster, Venezia, Avellino, Bologna, oltre a noi ovviamente, quindi questa è una partita importante con una squadra in fiducia che è partita bene, che sta giocando bene, per cui ci stava, perché non solo, quello che mi piace non è solo tanto l'aver giocato meno di 48 ore fa in Montenegro, che era una partita chiave perché per l'Eurolega, sai, ci ha dato un respiro, che adesso viene Real Madrid e Olympiacos, rischiavamo uno 0-3 subito, per cui quella sapeva che di energie nervose, però oggi sai anche che vengono i campioni d'Europa mercoledì, il giocatore ce l'ha in testa, poi vai ad Atene, quindi rischiavi con l'energia che qui devi spendere dal punto di vista nervoso di perdere, ma c'era questa consapevolezza, ho chiesto alla squadra di non pensare di vincere o perdere, ma di fare una partita seria e di non spendere energie, come dire, nervose, fisiche sì, perché le abbiamo spese nella lotta a rimbalzo, nell'andare a raddoppiare sempre Panther in giro per il campo, nel renderli faticosi tutti i punti che faceva. Però di energie nervose siamo stati sotto controllo e tranquilli, e avere questo gusto di giocare provando a vincere ogni volta che si può in ogni modo, per cui ci deve essere una consapevolezza in più al secondo anno, cioè sappiamo che non siamo a fine corsa, questo progetto è un po' più lungo, però non siamo allo zero, e quindi questo tipo di consapevolezza oggi la dobbiamo avere. A posto ragazzi. Grazie. Grazie.